Stefano Bilotti, che è il neo segretario dell'associazione radicale Rientro Dolce. Stefano sta sicuramente aspettando la chiamata, quindi risponderà immediatamente. Questo spazio sarà condotto da Gianni Colacione, quindi favorisco l'ingresso di Gianni. Ecco Gianni che è già pronto. Gianni, ci sei? Senz'altro, Ok, mi no, perché senti? vedo il tuo video fermo. Allora lo rimando? Sì, prova a rimandarlo. Tanto Stefano dovrebbe risponderci. Lo leggevo nella chat che come neo segretario Arriva? si sta caricando. Stefano non sta rispondendo. Aspettiamo un attimo. Dicevo Stefano Bilotti che è stato appena eletto come segretario, nuovo segretario dell'Associazione Radicale Rientro Dolce. Ci parlerà chiaramente dell'associazione, delle prospettive e delle iniziative politiche dell'associazione. Proviamo nuovamente a ricontattare Stefano Bilotti, che se ci segue in chat dovrebbe risponderci. Stefano, ci sei? Sì, ci sono, Oh, mi sento perfetto. bene. Perfetto, perfetto Stefano. Allora Ciao Stefano. un attimo che caricano i due video che hanno difficoltà a caricarsi, pure io non ho problemi di banda in questo momento. Che lo streaming è perfetto. Vediamo un po' se si carica. Niente, non appare il video, ragazzi. Dobbiamo rifare la chiamata, forse. Proviamo a rifare la chiamata, allora. Proviamo a rifare la chiamata. E dunque, proviamo, chiamiamo il gruppo. Proviamo il gruppo, vediamo se arriva il video questa volta. Ecco, il video di Gianni è arrivato, vediamo se arriva anche il video di Stefano. Arriva l'audio di Ci Stefano. sono? Sì, arriva l'audio, ma non arriva il video. Hai una DSL, Stefano? No, c'ho una mia chiavetta, Ah, ragazzi, allora sì. ecco il problema. Quindi Perdonate. il problema è la chiavetta. Ok, vabbè, allora la facciamo in solo audio a questo punto, Bene. la facciamo in solo audio, ecco. Ok, manteniamo questa Bene. inquadratura, quindi Gianni lascia. Farete a meno della mia bellezza. Vediamo comunque la tua foto, Stefano. Allora, la linea Gianni Colacione che condurrà questo spazio Rientro Dolce con tutte le novità che Stefano Bilotti ci presenterà rispetto all'associazione. Buona visione. Intanto ringrazio e saluto Stefano, che ho conosciuto, non so se lui si ricorda, nel lontano non mi ricordo più che anno era, un congresso di radicali italiani, credo il 2004 o il 2005, e stavamo insomma lì tra i tanti militanti, e ci ritroviamo adesso qui su una web TV, lui è segretario di questa associazione Rientro Dolce, che tecnicamente, rapidamente, ecco, questo è importante, illustraci Stefano di cosa si occupa Rientro Dolce. Dunque, allora, innanzitutto saluto anch'io Gianni, mi ricordo benissimo, innanzitutto perché la tua simpatia e poi avevamo questo sogno di partecipare, insomma, alla fine io mi sono buttato per cercare di spingere per le elezioni, per poter votare online, insomma, si è fatto un po' di Sì. lavoro e tu, insomma, sei lì, quindi, insomma, vuol dire, a volte qualche sogno, no, va pure avanti, Sì, quindi mi io ricordo ricordo anche bene. la splendida compagnia che avevi a fianco. Eh sì, diciamo, cerchiamo di non farci mancare niente al limite del Beh, mi possibile. pare giusto, mi pare giusto. Dunque, c'è stato un congresso, sì, c'è stato un congresso, beh, di cosa si occupa Rientro Dolce? Allora, Rientro Dolce fondamentalmente è un'associazione radicale, nate in area radicale, i radicali in genere cercano di mettere il dito sulla piaga. E occupandosi di ambiente cerca di mettere un dito su una piaga che altri non hanno messo, cioè va a puntare il dito su un aspetto che è la demografia, quello demografico, e dice che sostanzialmente sul pianeta, diciamo, l'uomo, cioè le cose prodotte dall'uomo, gli animali, cioè facendo proprio dei calcoli e vedendo proprio, facendo degli studi che si possono trovare tranquillamente, noi abbiamo tracimato, cioè siamo andati oltre quella che è la capacità di carico del pianeta. Quindi partiamo da questo punto di vista, perché poi le altre cose possono essere, diciamo, facilmente
facilmente si può parlare di altre cose condivisibili, problemi come l'amianto, però la specificità di Rientro Dolce è proprio questa, mette il dito su questa piaga. In particolare dice che noi abbiamo una situazione, diciamo, di grazia in cui è come se avessimo un pianeta più grande con una superficie più estesa, perché in realtà stiamo usando i combustibili fossili. Combustibili fossili è come se allargassero quella che è l'impronta ecologica, che, per dirla in parole chiare e semplici, sarebbe un po' come il terreno che ciascuno di noi ha bisogno per vivere in condizioni normali, no? Quindi in un certo senso i combustibili fossili sono come una riserva di energia che ci consente di fare come se avessimo più territorio. Questi sono destinati a finire. C'è un bellissimo articolo di Ugo Bardi, ma insomma ne parla spesso anche Luca Pardi, che è una persona sempre validissima, anzi è stata un po', è un po' la punta di diamante dal punto di vista scientifico della nostra associazione, lo rimane, in cui spiega che bene o male molte difficoltà che ci sono legate a due aspetti, cioè a una diminuzione dei combustibili fossili disponibili e a un aumento della popolazione. Questo, tirando le fila su questi aspetti, c'è poi un aspetto economico, che un'economia di crescita, lì poi so che ci sarà anche una domanda di Tateo che già lo ringrazio, ma un'economia di crescita in questo senso è limitata, perché la crescita deve seguire altre direzioni, ma pura crescita a livello entropico, cioè di energia, di fabbrica, di cose che, di trasformazioni, diciamo, termodinamiche, non può andare avanti a lungo. Ecco, questo è un po', non so se sono stato abbastanza chiaro, fammi pure ripetere o fammi chiarire se ci sono stati... L'obiettivo di Rientro Dolce, mi sembra che la trattazione di questo problema è molto chiaro, e poi appunto la domanda di Giovanni Tateo sulla crescita era formulata in questo modo, così te la ripeto in modo che sia magari poi essere più esaustivo. Come la pensa Stefano sulla crescita sostenibile? Con la sua segreteria ci sarà un'apertura alla crescita sostenibile o dobbiamo aspettarci nuove tensioni nella galassia radicale? Questa era la domanda, insomma, che si articolava in due. Allora, è una domanda, è chiaramente una domanda che mette il dito su una piaga, ma io sono contento perché me sono un radicale, quindi le piaghe mi piace aprirle e analizzarle come si deve. Allora, diciamo una cosa, divido la domanda in due parti, sulle tensioni. E dal punto di vista, con la mia segreteria, chiaramente quello che cambia è che Luca è una persona validissima scientificamente, validissima, probabilmente non è il miglior diplomatico o il miglior stratega, ma non ci sono differenze di visione scientifica. Però c'è un fatto, che secondo me ci sono stati abbastanza malintesi. Quindi con la mia segreteria ci sarà un aumento del dialogo, infatti io intendo venire a Roma a parlare fare un appuntamento, proprio perché noi vogliamo capire questo rapporto col Partito Radicale, lo vogliamo capire nel modo migliore, che è quello del dialogo, però dialogo schietto sui problemi. Per quanto si parla di crescita sostenibile, è una cosa un po', diciamo, è un discorso un po' strano, perché la crescita che c'è stata finora secondo me non era sostenibile. Cioè, quando noi facciamo un esempio, per esempio quella dell'industria dell'amianto di cui si parlava prima, di cui poi ti do una chicca, che io ho parlato con un professore universitario molto valido di biologia marina, e lui mi ha detto che secondo lui se lo metti in mare hanno fatto degli esperimenti e si ricopre di alghe, di animaletti, e praticamente diventa inerte, no? Per dirti, ci sono la fantasia dell'uomo, se ci si dedica, gente, non è che non lo butta in mare così, però facendo degli appositi, dico, ci sono quindi metodi per cuocerlo, e potremmo chiaramente con un lieve costo eliminare tutti gli effetti per cui muore gente, no? Quindi voglio dire, quella crescita lì con cui abbiamo fatto amianto e qualcuno ci ha fatto margini, secondo te era sostenibile, Gianni? Lo dico così come domanda, era una crescita sostenibile? La no, crescita in cui... No, assolutamente no, e ti rispondo subito, e poi dopo infatti vorrei sulla vostra tematica fare una piccola chiosa e proporti la mia visione delle cose, però intanto volevo che concludessi questa... Sì. Esatto, guarda, io quello che ti voglio dire è questo, che praticamente bisogna mettersi d'accordo sui termini. Se noi parliamo di variabili che ormai stiamo vedendo cosa sta succedendo anche in Europa, cioè addirittura la Cina sta rallentando la crescita, l'Europa sta decrescendo, diciamo, io sono d'accordo su tutte le buone ricette di buona politica che hanno sempre portato i radicali, perché poi l'Italia è il peggio nel peggio, no? Però c'è un fatto, che il mondo sta cambiando direzione, noi siamo su un treno, cioè è un treno che si va a schiantare e noi stiamo cercando di correre dentro al treno in direzione contraria pensando di salvarci. Cioè questa
la visione, mentre invece bisogna proprio cambiare strategia. Da questo punto di vista c'è tutto un dibattito aperto, perché in realtà con i radicali, quando i radicali fanno una battaglia per i diritti, per esempio, no? Fanno una battaglia per i diritti della donna. Allora io domando, ma se noi iscrivessimo nella crescita, per esempio, se noi mettessimo il debito pubblico dei processi pendenti in Italia, o se mettessimo un costo per quello che, per un carcerato che muore in galera, e parlassimo di crescita nel senso che diminuendo, questo sarebbe come una voce che va a costo, no? In un bilancio, e se noi migliorassimo i diritti delle persone, certe condizioni, potremmo ritenerla una crescita quello. Ecco, se noi parliamo di quello come crescita, se vogliamo cominciare a considerare dei parametri di qualità della vita reali, io ci sto, se la chiamate crescita sostenibile va bene. Se invece pensiamo che adesso tagliando due o tre cose, stimolando l'economia, facendo due o tre iniezioni, andiamo a operare su un'economia che ormai è cotta, cioè è cotta come modello, perché siamo arrivati a un plateau, siamo arrivati a un picco, siamo arrivati a un picco delle materie fossili, addirittura si parla di picco per esempio della salute. Quando si parla di amianto, io mi collego perché, ecco, la cosa che troverete è che io sono radicale e penso che le tematiche sono veramente collegate, cioè vedo molti meno contrasti, meno conflitti, in questo senso ne vedo di meno, vedo molte incomprensioni, molto bisogno di parlarsi, no? Su certe tematiche sono andato un po' per compartimenti, sì, stagni. Quindi ti dico, quando parliamo di amianto, ecco, la crescita nel senso che i cittadini non vengono minati nella salute, e quindi magari si spende di meno di sanità, che fa PIL, ma se noi mettiamo invece la qualità della salute dell'aria, la qualità dell'acqua, la qualità di quello che mangiamo, la mettiamo in qualche formula che ci dà una qualità poi di vita di un cittadino, quella la consideriamo crescita? Se sì, vedrete che potremo parlare di crescita. Sì, io infatti sul fatto che il PIL sia unico indicatore di sviluppo, ormai anche le ultime teorie economiche smentiscono questa cosa, anche perché poi bisognerebbe anche parlare di reddito pro capite, forse un po' più attendibile, e soprattutto che la crescita economica non è sinonimo di sviluppo, cioè la crescita di un, lo sviluppo di un paese è fatto anche di indicatori che individuano beni non monetizzabili, o almeno non direttamente monetizzabili, come appunto la qualità della vita, come la, cioè non beni economici, insomma, ma che sono importanti indicatori di un effettivo sviluppo e soprattutto di una sostenibilità generale, che è molto, diciamo, che è un investimento nel futuro. Per quanto riguarda la battaglia di rientro dolce, io ho pensato già da tempo, non ho avuto mai occasione di scambiare con voi delle opinioni, però ho scritto da qualche parte queste cose, di cui sinceramente non mi ricordo neanche dove. Ci sono tre cose importanti che bisognerebbe prendere in considerazione: l'informazione, la redistribuzione e l'ottimizzazione. Per informazione intendo ovviamente un'informazione a livello globale, per quanto riguarda, ci sono molti paesi, per quanto riguarda la sanità e l'igiene sessuale, la prevenzione, la contraccezione, perché è ovvio che anche per riuscire a far divulgare il concetto, divulgare il concetto di una maternità consapevole, cosa che in molti paesi ancora non è un traguardo raggiunto. Per redistribuzione, io intendo, a seguito di un'osservazione un pochino della distribuzione della popolazione terrestre sul globo, io vedo, è facile osservare che la popolazione terrestre è tutta quanta concentrata in alcune zone, nelle zone urbane o nelle zone che storicamente favoriscono e possono accogliere, anche per presenza di risorse, per presenza di acqua, eccetera, possono accogliere appunto degli insediamenti, che siano essi urbani, ma insomma antropici. Ecco, io penso che nella situazione in cui siamo non possiamo più permetterci questa estrema non omogeneità della distribuzione della popolazione sul globo terrestre. Credo che si possa dire che il livello, diciamo, di cultura scientifica che abbiamo raggiunto, che alcuni paesi hanno raggiunto, potrebbero rendere abitabili oggi alcune zone che non sono più abitabili. E il nostro peso demografico sul globo non permette più che si possano avere delle zone completamente disabitate, ma bisognerebbe trovare il modo per non colonizzarle, renderle abitabili in modo sostenibile,
Sappiamo che non siamo neanche integralisti ambientalisti, nel senso che la presenza umana, o meglio, bisogna assolutamente l'integralismo ecologista prevede, insomma, che non si debba assolutamente modificare in nessun modo l'ambiente. Io penso che bisognerebbe invece sviluppare la possibilità di, per la popolazione di potersi diffondere e quindi di ridurre il peso antropico su alcune zone che sono in qualche modo stressate da un punto di vista energetico, da un punto di vista idrico, da un punto di vista anche atmosferico, dalla presenza antropica. E quindi questa è la redistribuzione. L'ottimizzazione ovviamente comporta un nuovo concetto, secondo me, che è importante anch'esso diffondere, dell'utilizzo delle risorse, nel senso che, appunto, come tu dicevi, rientrare in un discorso di sostenibilità, cioè non utilizzare al massimo della possibilità le risorse presenti senza porsi un problema che in futuro ovviamente come andrà e poi dopo si prenderà al momento il problema in considerazione, soprattutto per quanto riguarda la risorsa idrica, che è fondamentale, ma anche per quanto riguarda le risorse energetiche in ogni senso. E quindi informare sulla modernità consapevole, redistribuirsi su tutte le aree del pianeta in modo che, appunto, scalino certi paesi che sono antropici sul territorio, alcuni territori che sono ormai stressatissimi da questo punto di vista, e ottimizzare, cioè rientrare in una sostenibilità del consumo delle risorse, dell'acqua e dell'energia. Questa è un po' una visione che io ho del problema, forse un po' originale, un po' astrusa, però insomma almeno rifugge da una sorta di integralismo che a volte sento. No, ma infatti guarda, io sì è interessante, a parte che abbiamo in mente di venire poi, insomma, di fare una cappatina a Roma proprio per parlare, e quindi sicuramente voglio incontrare te, che ci voglio salutare, però certo. Abbiamo questa opera, abbiamo creato un gruppo, questo poi te ne parlo dopo, però ti rispondo subito perché le tue domande sono interessanti, poi ti dico un po' il metodo di lavoro che ci stiamo dando con la nuova, diciamo, gestione, con la nuova, le nuove, cioè qualcosa sì. Devo portare pure, perché altrimenti ci bilotti che sei venuto a farci. Allora, dunque, i concetti sono interessanti, si parte sempre però da, come giustamente ricordato, dalla popolazione e non dai metodi cinesi, ma sappiamo già che ci sono, adesso non mi ricordo i numeri, non mi ricordo a memoria, ma poi c'ho i dati, che ci sono quante centinaia di migliaia di gravidanze indesiderate, per cui ci sono donne che vorrebbero non fare quei figli che gli capitano, no? Quindi già, come dici tu, con la contraccezione, con l'informazione raggiungeremo. Se poi ci si mettesse una cosa che si chiama pianificazione, quantomeno supporto, non forzata, no? Perché è chiaro che noi abbiamo le principali religioni del pianeta monoteiste che vanno a suggerire, a fare una guerra delle pance, quindi chi fa più figli poi è come se c'è la squadra di calcio con più riserve, capito, no? Sì, quindi è chiaro, sì, che siamo in una tendenza completamente contraria fino a quando ci sono i disastri. Io ti faccio, quindi il discorso è che nel pianeta va bene cercare di distribuire meglio, perché abbiamo delle aree che vengono spolpate e altre che non sono, però chiaramente la somma deve fare il totale, cioè c'è un limite. Certo. Comunque complessivo, quindi questo, fatta questa premessa, mi trovi d'accordo. Ti faccio però un'osservazione interessante, nel senso che dico attenzione, perché non tutte le aree del pianeta possono dare la stessa resa. Ti faccio un esempio su un libro molto bello, di cui forse ho parlato l'altra volta, che si chiama Il collasso di Diamond, praticamente, e ti spiega che l'Australia non è alla pari, presente l'Australia, pianure sconfinate, no? Grandissima, sì. Densità di popolazione bassissima, non è autosufficiente dal punto di vista alimentare. Perché l'Australia ha fatto due cose, prima una inconsapevole, cioè quando arrivavano levavano le piante del posto perché volevano fare il giardino inglese, quindi addirittura c'erano gli incentivi a levare le piante locali. Dopodiché si sono accorti, perché purtroppo l'Australia è molto lontana da vulcani, che ha una terra che ha due problemi, quello della salinizzazione e poi il fatto che non è fertile, cioè mentre noi, benché minacciati da un certo punto di vista, siamo anche graziati, perché l'Italia con un vulcano come l'Etna che fa quelle ceneri, siamo continuamente, come se la terra venisse continuamente fecondata, resa fertile, capito, in maniera naturale. Quindi, delle devastazioni anche nella fauna con questo tipo di trattamenti, perché animali sono state
quasi eliminate, altre hanno preso il sopravvento, poi hanno cercato di reintervenire, ci sono state Ti faccio un esempio, per esempio i conigli si erano sviluppati troppo, li mangiavano tutto, infatti. A un certo punto hanno diffuso non mi ricordo se è un virus o un bacillo, scusa, hanno diffuso la malattia della missomatosi, quella che colpisce gli occhi e i conigli e poi li uccide, no? Sì, che li fa morire. Praticamente si sono generati dei ceppi resistenti a quello. Quindi addirittura hanno provato a uccidere i conigli, che in realtà pensavano fosse una risorsa, e lì è nato un ceppo resistente. Quindi quando si fanno queste operazioni, quindi questo è solo per dirti che il tuo discorso è giusto, però non è esattamente che ogni posto ci stanno le stesse persone, però si può ottimizzare, ci sono dei posti comunque, soprattutto non inquinandoli, per esempio in Nigeria dove c'è il pesce e ci versano il petrolio, non so se hai visto la puntata di Repo, ecco, sicuramente quella è una zona che invece ha risorse naturali infinite, potrebbe vivere più gente. Poi ci sono altre zone invece piene, per esempio nel Ruanda c'è stata una guerra, tutta l'eccidio del Ruanda è stata una crisi malthusiana, cioè lì per le risorse che avevano sul posto, quindi non particolari tecnologie, erano arrivati al limite. Poi dopo i primi omicidi sono avvenuti fra persone della stessa etnia, e dopodiché l'hanno pilotata allora i politici, ma in realtà, per esempio, quindi voglio dire, ci sono veramente, guarda, se tu vedi la mappa in chiave di risorse, in chiave ecologica, non ecologica alla pecoraro scagno, con tutto il rispetto, però diciamo, cioè di quell'ecologismo. Integralismo, insomma. Esatto, integralismo, ma che poi non mette il dito sulla piaga. Se tu vai a prendere nel mondo dove ci sono la maggior parte di conflitti, c'è una incredibile sovrapposizione dove non c'è più territorio e risorse. Cioè, sì, non è che la causa è solo quella, perché anche c'è la gente che si odia di suo, per carità, non voglio adesso fare un intervento, però sicuramente è un forte fattore di correlazione col conflitto, perché quando uno non c'ha da mangiare si incazza, cioè parliamoci chiaro, quando uno non c'ha l'acqua pulita si arrabbia, capisci? Quindi c'è questo fatto del peso, diciamo, e della non possibilità di avere tutti quanti lo stesso tipo di beni fondamentali per la nostra vita, per carità, questo è normale, è ovvio, ma ti faccio come un paragone, facendo un salto, come noi ci stiamo accorgendo in ritardo che non possiamo più permetterci in Italia, per dire, ma questo non, poi ci siamo accorti per fortuna, le pensioni con 19 anni, 6 mesi e un giorno di contributi, ma neanche pagati tutti, per dire, a livello globale, che penso che sarà, ci accorgeremo che sarà insostenibile che in luoghi come per esempio in Italia, ma neanche in tutti i luoghi dell'Italia, possiamo avere a disposizione non so se 1000 o 2000 litri d'acqua al giorno a testa, cioè è una cosa folle. Quindi senza fare il pauperista, per carità, però è ovvio che, ma come anche il problema alimentare, è ovvio che non è possibile che ci sia mezzo mondo che si mangia in un modo, io insomma, ecco, su questo sono abbastanza sensibile, che sono vivente, che mangia in modo spropositato e fare diete, e il restante mezzo mondo che si morde fame. È chiaro che che qualcuno, anche per una questione dei vasi comunicanti, deve rinunciare un pochino alla quantità di beni consumati, non per fare appunto pauperismo, ma perché insomma tutti gli esseri umani hanno gli stessi diritti, insomma, anche perché le frontiere ormai vediamo che per fortuna sono sempre meno invalicabili, e dovremmo fare anche appunto un discorso di globalizzazione dei diritti anche alimentari, diritti all'acqua. Sì, bravissimo. Allora, questa cosa che, guarda, mi trovo veramente, anche l'altra volta con l'altro ragazzo, con Mancuso, mi trovo veramente bene anche con te, perché date degli spunti veramente, cioè mi invitate a nozze veramente, ragazzi, infatti poi finisco sempre che non me ne accorgo, dico, è finito il tempo. Guarda, ti potrei dire una cosa, c'è un libro che sto leggendo, poi ti dirò com'è, ma inizio, è molto interessante, che parla della società post crescita. Da questo punto di vista, noi si parla, c'è un esempio anche di bulimia dei consumi, no? Nel senso che spesso noi dovremmo dare sicuramente un esempio, perché non possiamo avere il frigo per una famiglia da single con tonnellate di cose che buttiamo via e altra gente non c'ha da mangiare. Sì, altre persone dovranno fare la loro parte con la pianificazione familiare, perché non mi possono diventare 80 persone, quindi stiamo poi tutti con un bicchiere d'acqua al giorno. Cioè bisogna trovare un equilibrio, ma noi abbiamo il dovere, avendo sprecato per primi, di dare l'esempio. Quindi soprattutto il nostro è un dovere morale. Poi è chiaro che il carico del pianeta, noi siamo pochi, e quindi è vero che ci consumiamo molto più degli altri e dobbiamo assolutamente limitarci, però
e questi problemi sono ormai transnazionali, infatti poi se vuoi ti accenno, ma noi vogliamo proprio parlare col partito transnazionale, perché queste tematiche vanno esportate. Quindi hai ragionissima, e ti vorrei dire una cosa in più, lo spunto che mi hai dato ottimo è questo, che spesso noi siamo in un meccanismo di crescita, non voglio fare, ripeto, non so che dici, ah questo è decrescitista, dico no, io dico semplicemente che vorrei distinguere la crescita di cose che ci danno gioia, che ci siamo per vivere, dalla crescita di cose che fondamentalmente sono inutili, perché c'è una bulimia di consumi che non è più naturale, cioè non stiamo parlando del mercato di 20 anni fa, ma stiamo parlando di mercati, stiamo parlando ormai di cose, insomma, se tu vai in America non è possibile avere una percentuale di persone che hanno problemi alimentari, ma che poi quello è l'aspetto evidente, ma è la stessa cosa che si compra 40 paia di scarpe e poi le lascia in un armadio, cioè noi ormai... È l'idea che stava, che ne so, a base del grande incentivo continuo che ci fanno all'acquisto di autovetture, senza che nessuno si pensi queste vetture, autovetture poi a un certo punto a fine vita come e quanto vengano riciclate, quanto inquinamento comportano. Noi siamo stati gli ultimi con le marmitte a imporre le marmitte catalitiche in Europa, credo, e ce le siamo per un periodo anche pagate con sovrapprezzi, quindi voglio dire, è un discorso estremamente miope quello di pensare che si consiglia. E con la salute. Esattamente, certo, con la salute. Senti, tu lo fai una domanda che veniva dalla chat, sì. Che è importante, che tu hai sfiorato prima parlando di malthusianesimo. E appunto a Stefano Russo viene questa domanda: cosa ne pensi del neo-malthusianesimo? Allora, ti dico, fondamentalmente, Luca Pardi c'è un blog che è Malthus ha proprio sull'argomento. Allora, Malthus, bisogna fare un'analisi, perché Malthus ai suoi tempi scriveva delle cose come cittadino dei suoi tempi, quindi non è che erano tutte condivisibili, ma i diritti e la mentalità che c'era allora di un certo tipo. Io del neomalthusianesimo penso che è un importante contributo culturale, perché mette il punto su un fatto che le persone crescono, stanno crescendo più velocemente delle risorse. Questo è il punto cardine. Poi è chiaro che nel neomalthusianesimo ci sono un sacco di correnti, ci sarà quello che vuole fare i rimedi alla cinese, ci sarà quello che vuole fare altre cose, però nel neomalthusianesimo è una rivisitazione in cui leva alcune cose dei tempi di Malthus che chiaramente sono sorpassate, che riflettevano anche idee di un certo tipo, però in generale tutte le correnti del neomalthusianesimo mettono il punto sulla piaga, un po' come fa Rientro Dolce, cioè affronta quel problema, noi abbiamo a 360 gradi perché affrontiamo diverse cose, mette il punto sulla piaga e dice guarda, le risorse crescono con una certa curva e la popolazione e soprattutto i consumi, perché i consumi sono popolazione più tenore di vita, cioè i cinesi che stanno andando in bicicletta, che adesso vogliono consumarsi formaggio e il vino italiano perché cominciano a diventare ricchi, e finché lì andrebbe bene, ma vogliono tutti, cominceranno ad andare in auto, ecco la crescita, oppure gli indiani che invece continuano a diventare tanti perché loro la contrazione della Cina non la fanno. Allora la somma delle persone che aumenta, e invece noi abbiamo questa fatica, i combustibili fossili diminuiscono, perché ne è una prova il disastro della BP, perché andiamo a prendere ormai il petrolio anche dove è pericoloso, dove c'è più rischio, questa è l'evidenza, che non c'è più il petrolio buono, è vero che ce n'è ancora di petrolio, ma andiamo a prendere dove comincia a essere rischioso, dove consumi molta energia per estrarlo, per cui su 10 barili magari ne consumi 2-3, no? Poi arriveremo a 4, rischio 5. Per l'ambiente. Ecco, esatto, perché poi abbassi il costo e danneggi l'ambiente, e quel costo lì non viene calcolato. Ecco, da questo punto di vista, tutto quello che invece va verso la crescita della qualità di vita dell'uomo, cioè l'ambiente, l'aria che respira, il fatto che tu non fai dei danni, perché ci sono degli esempi anche di compagnie petrolifere che hanno fatto le cose in sicurezza. Quindi dico, da questo punto di vista il neomalthusianesimo mette un dito sulla piaga importantissimo, perché le risorse non stanno crescendo in questo modo, anzi tendono purtroppo, guarda ti faccio anche un esempio, e la rivolta, le rivolte dell'Egitto, c'era un bell'articolo sul sempre di Luca, ma poi si può andare a leggere le cose di Aspo, quando si parla di petrolio ci sono diversi posti interessanti dove andare a leggere. In Egitto la popolazione era 20 milioni nel 50, adesso sono 80 milioni di persone, e prima erano esportatori di petrolio, adesso sono diventati importatori, cioè consumano più petrolio di quello che producono, e per di più se lo pagano con quel poco gas che esportano. Ora tu rifletti su una cosa, immagina quando un popolo di persone affamate a un certo punto gli cala il petrolio,
cosa succede? Perché quando sale il prezzo al barile, è vero che ci sono gli speculatori, però gli speculatori, come anche quelli che speculano sul debito italiano, partono sempre da una base, capisci? Quindi il discorso è che praticamente questa noi siamo in una situazione che può provocare forte crisi, può diventare molti problemi, soprattutto perché noi abbiamo l'acqua, se noi andiamo in crisi come popolazione non ci facciamo il viaggio, cioè ci aumenta la bolletta dell'acqua, ci aumenta la fetta di carne, ci aumenta il pane, invece di andare in vacanza in Egitto magari ci andiamo in vacanza a Fregene, io vado in Liguria o me ne vado sull'Adriatico, oppure me vado a Palermo che ci sto benissimo con un volo low cost, no? Mentre invece una persona che vive in condizioni, diciamo, di sussistenza muore di fame. Certo. Cioè anche quando parliamo di diritti, per esempio, noi parliamo delle carceri, no? Ti faccio un esempio. Io ho fatto anche il mio giorno di sciopero della fame, che è stato il primo. Sono, diciamo, radicale da questo punto di vista, assolutamente ortodosso, perché io le sposo tutte le battaglie radicali e adoro. Però mi consento di dire, noi saremo il 31 ottobre, forse c'è il congresso radicale, ma ci sarà un'importante manifestazione a Parigi di demografia responsabile. Noi, sai che ci siamo associati in Europa, ci stiamo associando con diverse organizzazioni che fanno questo. Poi se vuoi ti do anche delle informazioni, stiamo partecipando anche. Sollecito a te, attendendo che diventi fondatore, che diciamo scrivi come associazione anche a TV Radicale. Insomma, ci terremo. Assolutamente, poi ti scrivo all'indirizzo quello lì, o se non me lo dai io ti scrivo a te, metto in copia uno di voi, così mi dite se l'indirizzo che va bene, che ne ho qualcuno di TV Radicale. E quindi ti dico, un'associazione che è la European Population Alliance, scusa la pronuncia, ma sono vicino all'ora di fame, all'ora di cena poi, quindi comincio a mangiarmi le parole. E praticamente ci stiamo facendo un lavoro globale, però quello che voglio dirti è questo, che in un mondo in cui le risorse, cioè 7 miliardi, allora in quei paesi dove cresce la popolazione a dismisura e che potrebbero avere, perché hanno problemi, cosa sono i diritti? Cioè noi facciamo una battaglia per le carceri qua, sacrosanta, anche perché le battaglie sono ideali e servono anche a insegnare alla gente quali sono i diritti, sono dei germi che se non fruttano subito frutteranno dopo. Ho capito, ma se nel frattempo in Egitto mi sono diventati 80 milioni, mi hanno fatto anche la rivoluzione adesso, e sono quadruplicati, e i carcerati stanno come prima, e quindi se ce n'era il 3% in carcere torturato, adesso quel 3% invece di 20 milioni è il 3% di 80 milioni. Noi stiamo migliorando o peggiorando? Cioè, capisci? Cioè, il discorso è questo. Noi facciamo delle lotte qua in Europa e stiamo quasi rischiando di peggiorare, perché i diritti, come vedi, stanno quasi levandoci quelli acquisiti, no? Si discute l'aborto, Nel mondo cosa succede? Il mondo sta crescendo a dismisura in stati dove non ci sono diritti. Quindi questo aumento, questa tematica demografica è molto importante anche dal punto di vista del diritto. Io scusa, parlo di numeri, però i numeri sono importanti. Cioè se me aumentano le persone torturate nel mondo, non va bene, perché vuol dire che se la popolazione aumenta bisogna che aumentino anche un pochino i diritti. Non che aumenti allo stato brado, capisci? Ti lascio questa riflessione, è una riflessione difficile. No, certo, no, basta, insomma, sono cose che viviamo quotidianamente con la concorrenza, per dire, dei prodotti cinesi che ci arrivano in casa e acquistiamo perché sono più convenienti, però poi perché sono convenienti? Perché vengono fabbricati con dei sistemi di impiego della manodopera, della forza lavoro, che qui sono assolutamente considerati quasi una tortura, e quindi ovviamente bisogna globalizzare i diritti, globalizzare anche le merci, ma che devono essere ovviamente prodotte con una sostenibilità, con degli standard dei paesi, insomma, uno standard democratici, ecco, diciamo un pochino più ampiamente democratici, se non altro degli standard che non prescindano dai diritti umani. Ecco, questo, bravo, diciamo, come bravo. Partenza possiamo prenderla a livello globale come una pietra miliare un po' per tutti, i diritti umani, ecco. Bravo, bravissimo, ti lascio una domanda, che è una provocazione, diciamo, non dico non è anche una provocazione ma una riflessione, cioè il discorso è questo. Noi abbiamo sempre lamentato, io sono d'accordo, noi non abbiamo l'Europa, la patria europea, ma abbiamo l'Europa delle patrie, no? Sì. Quindi siamo pochi, ormai disuniti e con un PIL che non conta più niente rispetto alla Cina, per esempio, no? Cioè rispetto alla, cioè stiamo contando sempre,
Allora, quando si parla di organizzazione mondiale delle democrazie, ci sarebbe una bella cosa. Io sono un sostenitore e dovremmo avere la forza anche di chiedere alcune cose, perché quando tu vai a parlare, per esempio, al vertice di Copenaghen, l'avevo forse già accennato l'altra volta, no? Si è parlato di ambiente, si parlava di emissioni, poi sai cosa succedeva? Che gli indiani ti dicevano, sì, noi facciamo tante emissioni, ma a persona ne facciamo di meno, ok? Ma ci deve essere una responsabilità dei paesi sul territorio, cioè se tu hai una nazione e tu mi diventi quattro volte tanto, devi consumare come prima. Cioè noi europei assolutamente, noi siamo cattivi, i frigoriferi, i fuoristrada, cioè tutto da... assolutamente. Però quando si va a parlare come democrazia, come organizzazione delle democrazie, bisogna fare delle pressioni anche in questo senso, perché non è che uno può fare, immettere quantità, cioè allo stato brado diventare il triplo, il quadruplo, consumare certo, risorse per tutto il pianeta. Certo. Stefano, siamo in chiusura e quindi abbiamo un po' di ritardo. E a livello conclusivo vorrei appunto dire, scusa tu, che abbiamo interrotto così la discussione, ma avremo altre occasioni. Quindi io ti invito a tornare quando vorrai, e Tipo Radicale vi darà sempre uno spazio. È importante comunque e soprattutto è gradito a me il fatto che non si riduca tutta la questione a un problema soltanto demografico. È un'altra cosa appunto che mi è venuta in mente dall'ultima cosa che hai detto, è che non so adesso se sia operativo, ma bisognerebbe che fosse introdotto tra i diritti umani il diritto al rispetto del territorio. Cioè ciascun essere umano dovrebbe avere il diritto al fatto che il vicino rispetti il territorio, perché il territorio è di tutti. Non ci sono confini che dicono che mi facciano sì che quel pezzo di terra prima di là è tuo, quello dopo no, che le parti acquifere vanno oltre perché l'aria va oltre, e quindi insomma è una cosa abbastanza globale, ma comunque avremo occasione di parlarne ancora. Io non so se c'è Roberto adesso in linea, che dovrebbe avvicendare l'appuntamento alla trasmissione che segue, che sarebbe appunto la leggera euforia. Ciao Roberto. Ragazzi! Non, aspetta Roberto, aspetta Stefano, aspetta perché sì. Non sento Roberto. Roberto di solito ci segue sulla. Io se non c'è Roberto andrei eventualmente avanti con qualche altra cosa. D'altra parte è lui che ha la regia e che non possiamo fare altrimenti. Okay. Su questa cosa, Stefano, io già avevo posta. Il fatto appunto di fare una petizione per chiedere appunto l'inserimento tra i diritti umani del diritto al rispetto del territorio, proprio su, dimmi cosa tu ne penseresti. Ma io sono assolutamente favorevole, anche per un motivo, principale, che è proprio la variabile territorio. Quando tu fai il consumo di territorio c'è la formula IPAT che parla di pressione antropica, e quindi il cominciare a capire il territorio a disposizione delle persone ci farebbe capire anche per esempio che il pianeta comincia a essere una situazione di lieve debito, e non è debito per una vita sana, è un debito perché noi scarichiamo un sacco di nefandezze sul territorio. Quindi ci sono persone che vengono private del loro diritto al territorio, cioè chi ti inquina l'acqua perché ci fa un insediamento, chi ti riempie di olio, ecco, è una cosa da studiare bene, perché non è banale, ma sono assolutamente d'accordo. Questo è un punto, anche perché il territorio per persona, vedi che alla fine il problema è un problema globale, è un problema che è complesso, cioè c'è una serie di variabili e la risposta non può essere una risposta semplice. Quindi questo che tu dici del territorio è esattamente uno dei punti di risposta del problema, se vogliamo. Quindi assolutamente, anzi, ci possiamo lavorare su questa cosa. Anche perché poi si potrebbe fare una specie di graduatoria, qualora questo diritto ci fosse a livello internazionale, come per esempio per il monitoraggio dei diritti umani, appunto quelli in modo ortodossi che sono attualmente inseriti come categoria di diritti umani, vedere quali paesi sono quelli che più violano questo il territorio, e quindi se lo inserissimo tra i diritti umani potrebbero essere messi in mora, e quindi eventualmente insomma anche condotti in qualche modo ad una più sostenibile, a un più sostenibile, sì, sfruttamento e utilizzo, non solo sfruttamento, utilizzo del territorio stesso, insomma.
Bravo. I prossimi appuntamenti per Dolce quali sono? Scusami se ti ho interrotto, mai. Ah no, niente, niente. I prossimi appuntamenti, allora guarda, stiamo facendo qualche appuntamento locale, ti comunicherò le date, però stiamo organizzando a Milano, vogliamo fare un incontro con sia questo un esponente del gruppo della decrescita, vogliamo, cosa sto facendo io praticamente? Sto cercando di fare mescolare correnti calde e fredde, aprire un dibattito. Okay. Bravo. E va quindi bene. Stiamo facendo... Allora su questa cosa tipo radicale sarà presente e ci potrai relazionare quanto prima? Assolutamente, assolutamente. Va bene, d'accordo. Vedo che è tornato Roberto. Sì, sono perfetto. Qui, sono qui, dovreste sentirmi. Sì, sono qui. Purtroppo io a me incombe sempre il compito spiacevole quello di dover interrompere quando scocca l'ora, quando scocca la mezz'ora, in questo caso è trascorso anche più tempo, ma io credo sì, che ci saranno altre occasioni per una nuova puntata di Spazio Rientro Dolce per continuare ad approfondire il discorso di Stefano. A disposizione, un caro saluto, e poi mi piace anche essere vostro spettatore, quindi vi ascolto volentieri. Bene, d'accordo. Grazie, ringraziamo Stefano Bilotti, allora. Grazie Stefano Bilotti, ah. Ringraziamo anche Gianni Coracione, lo salutiamo, ritorniamo nello studio ed è, come ben sapete, il momento di una leggera euforia. Quindi